Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi testeremo insieme tante cosine di make-up che ho preso da Primark. Se avete visto i video precedenti, sono stata a Milano, sono andata ovviamente da Primark e ho fatto un po' di danni. E oggi testeremo insieme le cosine di make-up che ho preso, che sono tutte quante all'interno di questa pochette qui. Anche questa l'ho presa da Primark. Se volete vedere il video haul di tutte le cose che ho acquistato, ve lo lascio qui. Ho su anche le scarpe che ho acquistato da Primark, che sono queste qui. Vabbè, insomma, iniziamo subito con il video. Non ho swatchato nessuna di queste cose, alcune le ho swatchate in negozio, ma insomma è stata una cosa così proprio al volo. La prima cosa che voglio provare è questa qui che si chiama Bronze Shade and Shimmer Eyeshadow Palette e ha la fragranza di cocco. Infatti, quando ho levato la pellicola si sente proprio l'odore di cocco ed è bellissima. Questa qui dovrebbe essere una specie di dupe, diciamo di copia, di una delle palette di Kylie Cosmetics. Non so in realtà se è una copia esatta di una in particolare o se comunque hanno ripreso soltanto, diciamo, la disposizione dei colori, il packaging e cose del genere. I colori sembrano davvero carinissimi. Vediamo se riesco. Ok, così forse li vedete. Scusate il riflesso della parte dorata, però i colori sembrano veramente molto molto carini. Questa qui non l'ho swatchata in negozio, quindi non ho idea se i colori scrivano o meno. Vado direttamente con il colore luminoso che sembra molto carino al tatto. Vediamo. Oh, wow, sembra carino. Sembra molto carino, ragazzi. Guardate qui. Proviamo un altro. Proviamo il viola, che sono sempre difficili da fare, i viola. Anche questo sembra molto carino. Certo, non sembrano gli ombretti più fantastici che io abbia mai visto, però ragazzi, ho pagato questa palette 6 euro, quindi mi sembrano soddisfacenti. Adesso vediamo applicandoli sugli occhi che cosa succede. Visto che ci sono, vi faccio vedere anche gli swatches di tutti i colori, tanto siamo qui, voglio vederli swatchati anche io tutti quanti. Ecco qui tutti i colori della palette, come vedete alcuni sono più pigmentati e più pieni di altri, alcuni sono meno omogenei, ma come vi dico sempre, dobbiamo sempre aspettare di testarli sugli occhi per vedere come sono realmente. Magari swatchati così hanno un effetto e poi applicati sugli occhi in realtà ne hanno un altro. Quindi io direi di togliere gli swatches sul braccio e di ignorare le mie sopracciglia, perché stamattina ci ho combattuto, è una di quelle mattine in cui proprio non volevano uscire fuori bene, e iniziare con l'applicazione degli ombretti. Come primo colore prendo questo marroncino qui con un pennello ampio da sfumatura. Allora, la cialdina si sbriciola leggermente, ma non eccessivamente. Allora, il colore mi sembra si applichi abbastanza bene, anche se non benissimo, cioè leggermente viene su a chiazze, non è l'ombretto più sfumabile che io abbia mai visto, però devo dire non è neanche così tanto male. Cioè, bisogna lavorarlo un pochino e sicuramente non è l'ombretto, vi ripeto, più omogeneo che esista. Secondo me si può ottenere comunque un bel risultato. Intensifico la piega dell'occhio con quest'altro marrone che è più scuro e contiene più rosso, ma anche un pizzico di rosato. Questo qui si sgretola molto di più rispetto all'altro, non so se riuscite a vedere, ma la cialdina si sbriciola. Il colore comunque mi sembra molto intenso, anche più dell'altro. Fallout per il momento c'è qualcosa, ma diciamo è accettabile. Vediamo applicando gli altri ombretti che cosa succede. Ora applico su tutta la palpebra mobile, ovviamente, il colore luminoso. Lo applico prima con il polpastrello e poi, se non dovesse essere abbastanza intenso, stavo dicendo in tempo, e lo applico bagnato con il pennello, però mi sembra che sia bello intenso. Allora, anche applicandolo con il dito c'è un leggerissimo fallout, quindi ora vado con il pennello bagnato, così intensifico ancora di più la luminosità dell'ombretto. Bagnato è davvero stupendo questo ombretto, super intenso, super luminoso e riflettente. Diciamo tira fuori quasi un aspetto metallizzato che prima non aveva. Sulla parte inferiore applico questo viola su tutta la lunghezza delle ciglia e poi mi aiuta a sfumarlo con un po' di quest'altro colore qui, che è, diciamo, un magenta chiaro. Sull'angolo interno applico ancora un po' del colore luminoso che abbiamo messo sulla palpebra mobile.
Ora metto un filo di mascara e poi passiamo al trucco della base. Altra cosa che voglio provare, ma che sinceramente mi spaventa un po', è questa palette qui. Sto parlando della Nudes Contour and Highlight Palette, cioè è una specie di imitazione della palette di Kim Kardashian, quella per il contouring. Questi qui sono tre illuminanti, ma io credo che questo qui riuscirò ad utilizzarlo come blush luminoso. Vediamo poi come si swatcha, perché non l'ho ancora toccato. E questa terra credo sia davvero troppo scura per me, però la proveremo, questo è un try on, vediamo che cosa uscirà fuori. In realtà ho anche altri due illuminanti da provare, uno è questo qui che è davvero carino, cioè Powder Highlight Shimmer Glow, che dovrebbe essere la copia di Laura Geller, e questo qui Mink Pink Highlighter, che sembra davvero fantastico. Vediamo se riuscirò a provare anche questi due, se no sicuramente li vedrete in azione in altri video. Inizierei con la terra, vediamo... Ne prenderò pochissimo alla volta perché non so quanto scrive. Ok, già vedo che è scura perché ne ho presa pochissima e vedo comunque l'alone scuro della terra. Cercherò di stare molto molto attenta. Peccato perché se avessero fatto questa terra leggermente più chiara, probabilmente sarebbe andata bene per molti colori di pelle. Magari avrebbero dovuto fare due versioni, una con la terra più scura e una con la terra più chiara, però vabbè ragazzi, stiamo parlando di Primark. Questa mi sembra di averla pagata 6 euro o qualcosa del genere, non ho più il prezzo sopra perché l'ho levato. Comunque se vedete il video là, lì dico tutti i prezzi, ma era davvero bassissimo. E alla fine devo dire, modulandola, cioè mettendone pochissima alla volta, come vedete non è così scura come è nella cialdina, si applica leggermente a macchie, non è super omogenea, questo c'è da dirlo, però se volete prendere il kit, non è sicuramente la terra più brutta che io abbia mai visto, ecco. Ok, terra applicata, ora mi sento più fresca, più viva con la terra, sono troppo chiara ancora. Vediamo questa qui, no, non penso che potrei utilizzarla come blush perché in realtà è molto chiaro e luminoso. E credo che anche come illuminante sia carino questo, non so neanche se lo vedete. Non è uno di quegli illuminanti super mega luminosi, secondo me è un illuminante molto tranquillo, cioè utilizzabile anche da chi non vuole un effetto strong. Sicuramente questo qui sarà troppo grigietto per me, ma in realtà sì, credo sia un po' troppo grigietto. Questo forse è bello applicato, vediamo, come ombretto. Sì, sembra molto molto luminoso applicato sopra l'ombretto, quindi magari lo utilizzerò come ombretto. Quello che mi interessava era questo qui, che vedete ha la componente più giallina e è più sui miei toni. Ma io ho l'illuminante quello rosato, provo ad applicarlo comunque sugli zigomi, vediamo che effetto mi dà. No, non dà assolutamente un effetto rosato, cosa che invece... diciamo avrei sperato, ma in realtà così anche sembra molto molto carino. È più che altro luminoso, non dà colore come pensavo. E applichiamo sugli zigomi invece quell'altro più giallino. Lo vedete? Spero di sì. Vi ripeto, l'illuminante sembra carino, spero che rimanga su tutto il giorno e che non vada via. E non ha un effetto troppo forte, anzi è molto modulabile e naturale e... non mette in evidenza le bollicine che ci sono sotto. Passiamo alle labbra. Volevo prendere il kit, quello con il rossetto liquido e la matita, ma in realtà mi sono sbagliata e ho preso il kit matita e gloss. Questo qui si chiama Lip Kit Gloss Collection. Io, intelligentissima, non avevo visto Gloss Collection e quindi l'ho preso. E questo qui è nel colore Confetti, c'è scritto qui sopra. Sembra un nude carino e delicato, non troppo scuro, però in realtà... non so se... ah, non riesco ad aprirlo. Non so se il gloss ha la confezione trasparente, quello che si vede è il colore del gloss all'interno, o se è il colore del tubicino. Iniziamo applicando la matita e vediamo il colore che esce fuori e come si applica. Questa qui sembra davvero molto carina, ragazzi. Allora, questa matita sembra del colore perfetto per le mie labbra. Cioè, non so se si vede neanche la differenza tra le mie labbra e il colore della matita. Se non si scurisce... cioè non si ossida
nelle prossime ore, penso che la userò tantissimo. L'unico problema di questa matita è che non scrive così tanto come avrei sperato e rimane leggermente trasparentina in alcune zone. Non so se è perché l'ho appena aperta e magari devo togliere il primo strato. Mi è successo con alcune matite, all'inizio pensavo non scrivessero, poi le ho riprovate diverse volte e in realtà poi scrivevano bene. Comunque il colore mi piace tantissimo, però devo ripassarla più volte per avere un effetto di colore super pieno. Ho provato a temperarla e già sembra meglio, sembra essere più scrivente, vi aggiornerò sicuramente in qualche video futuro. Adesso voglio prendere il gloss e andarlo a mettere sopra la matita. Non so se sia un gloss scrivente, cioè non sembra un gloss, sembra un rossetto liquido. Questa cosa mi confonde un po'. Che cosa sei tu? Dice High Shine Lip Gloss, quindi in realtà dovrebbe essere un gloss super luminoso, ma non sembra. Cioè non è così tanto luminoso, ha l'effetto che ha un rossetto liquido appena lo applicate, prima che si asciughi. Non lo so, proviamo ad applicarlo, vediamo. Non sembra sicuramente un gloss super riflettente, ha più l'effetto di un rossetto lucido, anche se ho paura che se ne vada un po' in giro fuori dal contorno delle labbra. L'odore è quello dei rossetti tipo anni 90, avete presente quelli che trovavamo su Cioè? Più o meno l'odore è quello lì, di cosmetici chimici a bassissimo prezzo, cioè non ha un buonissimo odore, però una volta applicato il gloss, cioè l'odore non si sente, si sente solo nel tubicino e dall'applicatore. E questo è l'effetto finito. Il colore è davvero carino, cioè questo colore mi piace tantissimo. Spero che il gloss non se ne vada troppo in giro o comunque vada via in modo uniforme, perché cioè se rimane così penso che diventerà uno dei miei gloss / combinazione labbra preferite. Quindi ricapitolando, abbiamo provato la palette, credo sia carina ma non eccellente, cioè raggiunge la sufficienza, sicuramente non è tra gli ombretti più belli che io abbia mai provato. I colori sono carini, gli ombretti si sfumano abbastanza bene, quello chiaro si è applicato benissimo e bagnato è ancora più bello, l'unica cosa ha leggermente un di fallout, anche se ne ho visto molto di più in altre palette. Per quanto riguarda la palette, questa qui, la terra non è eccellente, ma gli illuminanti sembrano essere davvero bellissimi, almeno il rosa e il giallo. Questo qui sembra molto molto carino, però è impossibile da utilizzare come illuminante per chiunque, perché ha una componente troppo grigia e si farebbe la strisciata grigia sul viso. Sicuramente lo utilizzerò come ombretto, come punto luce comunque sugli occhi, perché il colore è molto bello. Per quanto riguarda gli altri illuminanti vi farò sapere negli altri video. Per quanto riguarda il lip kit, carinissimo, bellissimo, il colore è stupendo. Voglio vedere la durata. Comunque vi aggiornerò per quanto riguarda la durata di tutti i prodotti che abbiamo messo sul viso qui sotto nella descrizione del video, quindi aprite qui sotto la freccetta che trovate appunto sotto il video, ho detto sotto troppe volte, comunque vi lascerò scritto che cosa succede sul mio viso qui. E spero tanto che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Se passate da Primark ricordatevi di lasciare la carta di credito a casa, perché potreste fare dei grandissimi danni. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Mua! Ciao!